can't touch this. You can't touch this. Can't touch this. Mia madre ha imparato da poco ad utilizzare le GIF. Ed ecco qui. Manda sempre solo GIF. Che le chiamo ovviamente GIF. Se sono le scarpe di Ritorno al Futuro sul serio, ce l'hanno, ce l'hai con la cavigliera, ma te ne rendi conto? Cosa stai facendo per adesso? Pagando, perché sono ancora in debito di una scommessa, una lunga scommessa. E domani viene saldata. Gli indigeni ci guardano e non capiscono, no, ma anche lì il barista indigeno mi guardava così, ho fatto pure ciao. Auguri a tuo padre. Mo' abbiamo finito. Ciro, San ma tuo padre perché sei San Ciro? Ando è San Ciro tuo padre. Fai miracoli. Abbiamo auguri. Si sta concludendo anche questa giornata lavorativa. Continua tutto il resto perché io devo andare in palestra a fare le tarantelle. Vero Paradise che devo fare le tarantelle in palestra? Cosa? Sì. Perché devo fare le tarantelle? Paradacco? Non si può dire, si può dire, non lo diremo. E 1, 2, 3, viene domani, ciao! Oggi è la festa del paese. Oggi scende per il paese. Allora anche in Italia. Ovvio. No, alle 5 e mezza chiudiamo, il tempo che vengo. Le bancarelle. Certo. Poi vado giù al Granatello. Ma vado a fare passeggiatella. Vero paese. Davvero, mi metto i vestiti della festa. Sì, adesso. La festa. Dagli un pezzettino. Da. Dove stai andando? Eh? A casa. A casa? E che cosa ti stai portando dietro? Tu che dobbiamo portare a casa, tu che dobbiamo spedirle dietro, porca. Puttana la miseria! Puttana la miseria! Cazzo! Mi sono andato a fare la doccia perché ci stavamo allenando tutti quanti. Ci siamo messi, ci siamo soli e in lo spogliatoio. Andò, lui stava più avanti di me. Potevo aspettare sopra. Però andò, ci ho pensato. Ma come ci aspettavo? A mezz'ora, tutto il tempo che si sono fatto la doccia. E sono sceso. Nella speranza che ci fosse comunque qualcuno. Bravo, l'avevo pensato anche io. L'avevo pensato, la stessa ce l'ho detto, questo va a finire, esce con qualche lama, ma con quella. Ci dà il cielo di questo, ma ci tradisce. È bravo. E mo ci dà presto. Tu dare me moneta. A che cosa mi serve il seghetto circolare? Allora, stavo vedendo su Amazon i seghetti circolari. E questo essere qui, miscredente, subito ha detto: a che ti serve? A che ti serve? A che cosa mi può servire secondo te? Oh, ci serve tutto. Mi fa 3000 cose. Mi fa. Dici. Soffrendo il naso. Dici. Sul moccolo. No. Il moccolo. Ma che devi fare se metti sul circolo? Devi fare 3000 cose, non mi ricordo. Allora. Devo segare la barra d'acciaio del garage. Il punto è che. Il seghetto non va. Oh, quello è. Come tu mi fai un flex. Chi vuole flex? Devo comprare flex? No, devo fare salto a comprare flex perché devi tagliare una barra a terra. E chi me lo presta a me il flex? 2 metri. E chi me lo presta il flex? Lo trovo per fortuna. Vediamo quanto costa. Ah, è questo qui il flex. 3,59. Sinceramente mi sento contento per questa cosa. Prima ero un poco nervoso, però. Ero sì, abbastanza nervoso perché comunque sono soldi, vai giù, sono un sacco di soldi che si spendono, però noi dai soldi facciamo altri soldi. È vero, dammi, ti prego, dimmi di sì. È vero. Ok, perfetto. Abbiamo comprato questo nuovo giocattolino. Ecco, stavo cadendo. Hai fatto una scorreggia? No, questo qua è un altro scorreggio. Sta 29 euro anche questo flex qui. Ma però se sei smerigliatrice. Non serve smerigliatrice. E mi flex secondo me è anche smerigliatrice. Non penso proprio. Mo. Stanno partendo le riprese del nuovo corso di
di nutrizione e stili di vita. Stavamo parlando di donne e dello spettacolo. Ho detto che mi piace Federica Panicucci, che è proprio mi piace, tiene un bel fisico e tutto. Mi piace, ha detto che gli piaceva anche Elisabetta Gregoraci, la moglie di Gianni. Appunto, su quale mia teoria penso che tutti l'altro. Ma com'è che le puzza l'alito? Ma che da fai insieme a esso? Perché dai, sei unico. E io strepito. Si dice a Napoli è stato spazio. Esatto. Una volta che diciamo mi siedo davanti a una telecamera. Vabbè, ma tu lei è in gamba, è in gamba. È in gamba, sì, ci proviamo, vediamo quello che gamba c'è. È un paio di risate. È stinco. Devo comprare i vestiti della festa. Scendo tipo con un vestito laccato. Con la bombetta ce l'hai, stai a posto. No, forse sta cosa, se non sta cosa male. Lo sai vero che dovrei mettere i sottotitoli a quello che stai dicendo? No, perché napoletano è una lingua riconosciuta da chi da non riesco, una cosa del genere. E che c'è? Perché è una lingua. È una lingua. Io non la conosco, la devo studiare. Se stessi parlando in inglese non dovrei mettere sotto. Vabbè, però ci sono molte varianti, per esempio la summana. La summana è un... Gira per i campi. No, per i sette campi ho detto. Non fa di cose che non dico. Gira per i campi, per le montagne, le colline. Leonardo proverà a mangiare un peperoncino ultra super piccante. Cioè, oddio, non sappiamo se è davvero piccante. Ma lui lo deve provare. Perché sette campi poi? Sette campi perché prima? Ma non lo so, stavano sette campi sicuramente. Allora, lo sai o non lo sai? No, perché ci stavano sette campi? Perché ci stavano sette campetti da calcio. Ah, da calcio? Pensavo campi campetti. No, no, però noi campi campetti. E questo non c'era l'ultimo. No, non ci stavano. Quindi è recente. Andò, più portici semini, veramente non esiste nessuno. La freccia. Ma pure qua, vedi, tanto questo. A vuole, eh? Yeah, ciao. Ciao mamma. Ci sentiamo, ciao Antonio. Buona giornata. Ciao. Ciao. A posto, vai là. Ti ho portato una cosa per fare colazione. Guarda, Antonio cioccolato. Una cosa di cioccolato. Se non la vuoi. Immagini, ne sono due. Però io sono certo che ti piace. Se non ti piaccia, però sono dei tortini così, con sopra cioccolata al latte, sotto cioccolata fondente, dentro burro di noccioline. E ho detto ne lascio due, uno per me e uno per Paradise domani mattina. La gelatina. Bella. Che cosa ne pensi? La PlayStation. Mi sento birichina, birichina. Andiamo a mangiare, andiamo a comprare le cose da mangiare, così registriamo anche. Thank you very much. A tempo di record si sta editando il video del dottor Marchitto, il nostro collaboratore esterno Marco Sicignano. Lì ci sta Katiuscia. Ci vorrebbe una live. Sì, vai. Mo la facciamo proprio. La facciamo una live. Sì. Sei uno straccione? No. Sei uno straccione? No. Come no? Ma così guarda, io ti guardo dall'alto. Tu sei un fottuto straccione. No. E tu come sei? Come sei? Io straccione non la sarò mai. Sei uno straccione. Io straccione. Sei un poveretto. Che ne pensi di questo? Di che cosa? Di questo stato di straccionante. Ah, che passerà. Ma passerà, farò non andare via. E tu sei uno straccione, sei uno straccione acquisito. Mi sono fatto il tuo posto. Tu sei straccione? A volte sì. A volte sì. Posso notare una cosa, sta l'unico jack e cravatta. Esattamente. Che ore sono, ragazzi? Cioè, giusto per capire, noi straccioni. Noi straccioni alle 10:30 stiamo ancora qui. La cosa mi dispiace è che non posso pubblicare questo video, perché sennò hai Zam. C'ero puttendo. Il cazzo. Straccione, zitta!
Have a time.